Buonasera a tutti ragazzi da Zebra. Allora, qui vi riporto, voglio riportarvi un'intervista fatta al giudice Calabrò, un giudice con un'esperienza enorme, ragazzi, un giudice che ha operato principalmente, ma ripeto, lì nella giustizia ordinaria, e dove ci va a spiegare determinati punti. Tutto questo è avvenuto a Radio Bianconera. Soprattutto sono circa 3/4, ma tre principali, ragazzi. Abbiamo 1, la velocità della giustizia sportiva, 2, perché sempre la Juventus, e terzo, e non di poco conto, io direi, come è composta la giustizia sportiva, cioè sono dei giudici, sono dei magistrati o altro? Ragazzi, vi lascio a questa intervista. Alla fine commentate e fatemi sapere. E iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Vi lascio ascoltare. Ciao. Qualunque tipo di processo, lento, medio, rapido, rapidissimo, deve comunque tendere ad accertare la verità, perché altrimenti non sarebbe un giusto processo come vuole la nostra Costituzione. Il giusto processo è proprio quello che consente in tempi ragionevoli, ovviamente in modo dipendente dal contesto in cui si è calati, ad accertare la verità. Il processo deve tendere ad accertare la verità. E soprattutto deve fare giustizia. La parola giustizia vuol dire che accertata una verità ci debba essere o una soluzione o una sanzione giusta. Giusta vuol dire equilibrata, ponderata e soprattutto motivata. Pirne uno per educarne 100. È una cosa da staterelli dittatoriali, anche noi in Italia in passato abbiamo avuto questo tipo di situazioni. Guarda caso, quando c'è di mezzo la Juve si ricorre sempre a questo tipo di situazioni. Credo però a una cosa, che tutto il sollevamento che c'è stato, che non ci fu, ahimè, nel 2006, possa mettere una bella pulce importante nell'orecchio di chi deve decidere. E cioè che questa volta eventuali ulteriori ingiustizie non potranno essere passate sotto coperta. La Juve come società per adesso sta avendo un comportamento molto equilibrato, molto rispettoso, tosse londinese, scusate, ma non resterà inerte di fronte a una ulteriore ingiustizia. Quei giudici o magistrati della Procura di Napoli che stanno indagando, lo sapete, hanno chiesto altri mesi di proroga dell'indagine per un'indagine che l'operazione Gemena ormai è di 2 stagioni fa, no? Se vogliamo essere concreti, e quindi non c'è tutta questa voglia, questa rapidità di arrivare a conclusione, ma io sono anche contento per questo, perché questo secondo me dovrebbe aiutare il sistema, lo dico in generale, e quindi anche il sistema giustizia sportiva, a sostenere una tesi molto semplice: non c'è una regola sulle plusvalenze. Ma insomma, l'autonomia della giustizia sportiva sarebbe una gran bella cosa e sarebbe il cardine se ci si arrivasse dopo un cursus honorum, dopo una carriera, dopo un concorso. C'è la corsa a fare i giudici sportivi da anni, non so se la gente che ci ascolta lo sa, da anni, parecchi anni, e il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha vietato ai magistrati ordinari di far parte della giustizia sportiva e quindi quelli che voi chiamate giudici sono spesso avvocati, professionisti di altre aree, che spesso arrivano perché? Per cooptazione, per scelte non si sa bene quanto motivate. Pensate a quello che è successo nel caso clamoroso, ma recentissimo, nella procura che riguarda l'AIA, il settore arbitrale, quello più Sì. Chi delicato, non quello che, ecco, avete visto. ne Chi è faceva stato parte? lui? Ecco, ma come c'era arrivato? La cosa più impressionante è quella, ma che titoli aveva? Io faccio solo un esempio personale. Quando mi sono dimesso dalla magistratura, avrei potuto finalmente chiedere di far parte della giustizia sportiva. Avrebbe Adesso potuto, io non me effettivamente. la voglio tirare, però sapendo
la mia fede calcistica era nota anche all'esterno, e quindi quando anche io fossi stato convinto di essere il miglior e più indipendente giudice sportivo d'Italia, non mi sarei mai permesso di poter essere visto in qualunque tipo di decisione come pro o contro qualunque cosa, solo perché etichettabile come supporter della Juventus, e quindi E non solo per una non ci ho questione di nemmeno opportunità, pensato. immagino, Molti giusto? invece non solo non fanno così, ma nel momento in cui hanno la possibilità di avere quella finestrella di notorietà che è stata loro sempre negata, perché forse nella vita non hanno fatto queste cose così interessanti, soprattutto perlomeno dall'esterno, appena hanno questa finestrella di visibilità parlano, esternano e vengono completamente meno a quella funzione che magari un magistrato di carriera, anche se non sempre, anche questi esempi li troviamo nel processo Juve, sanno magari rispettare.